ordini dello starter. Premio Alcumeggia, 1600 metri, terza da Varese, partiti. Non brillantissima fisica nucleare, che regala qualche metro agli avversari, con Azamur Day che si porta in vantaggio nei confronti di Blue Twitter. Fisica nucleare che prova a coprirsi lasciando di fuori Cima Coppi e per linee interne I Will Win in coda, un pochettino staccato rimane Solar Energy. Così concorrenti sulla prima piegata con Azamur Day che sta impostando un ritmo di comodo in avanti nei confronti di Blue Twitter che lascia terzo di fuori Cima Coppi, all'interno c'è I Will Win. Poi fisica nucleare, la favorita che rimane in quinta posizione lasciando in coda Solar Energy. Si va così a tre quarti del rettilineo opposto all'arrivo con Azamur Day che controlla sempre gli ardori di Blue Twitter. Montata a fondo invece fisica nucleare che ora prova a avvicinarsi per linee interne lasciando di fuori poi Cima Coppi. Si entra così nella piegata conclusiva nel vivo della corsa con Azamur Day che è sempre una lunghezza da gestire su Blue Twitter. All'esterno si fa sotto anche fisica nucleare con i concorrenti che sono a tre quarti della piegata che mette in dirittura con Azamur Day che sta allungando a questo punto dal ritorno di Blue Twitter, poi fisica nucleare che sembra aver poco da opporre, allora Azamur Day che in piena spinta sta allungando sicuro verso la meta. Federico Bossa, la femmina da Azamur del team Marcialis, sta disperdendo la compagnia. Azamur Day, facile alla meta su Blue Twitter, poi per la terza moneta all'interno Cima Coppi prova a tornare su fisica nucleare, i due sono vicini per la terza moneta da dividere. Non ci sono dubbi per la vittoria, Azamur Day, Federico Bossa a segno per il team Marcialis, da un capo all'altro i colori della scuderia FMR, al secondo Blue Twitter, per la terza andiamo a rivedere perché fisica nucleare viene attaccata a fil di palo da Cima Coppi, ma probabilmente tiene qualcosina di vantaggio per la terza moneta appunto.